In effetti il comitato sta alzando un attimino l'attenzione anche a livello nazionale, devo dire. Sì. Quindi questa è una breve premessa. Dico questo perché in questi ultimi giorni, nell'ultima settimana, abbiamo letto delle dichiarazioni di cui si parla di aeroporto di Comiso a livello nazionale, quindi partendo dal ministro D'Urso che diciamo ha posto l'attenzione sulla privatizzazione di Comiso e Catania, il ex sindaco di Catania Pogliese che accelera e invita a fare in fretta per questa privatizzazione sempre di Catania con la corrispondenza di Comiso, sì. E Buttafuoco, un giornalista a livello nazionale abbastanza importante, parla, apre un focus su quello che sta succedendo su questa vicenda. Ultima cosa, si parla del terzo polo aereo in Sicilia. Ecco. Quindi non è un fatto casuale questo qua, che tutta l'Italia si è accorta che c'è una provincia in Sicilia dove esiste un aeroporto che devo dire è uno scandalo, che faccia 200.000 passeggeri in un anno, un investimento di un valore di aeroporto di oltre 50 milioni di euro, sostenendo e dicendo, anche in contraddizione a quello che ha detto il sindaco Schembri, portatemi dei player e vediamo quello che dobbiamo fare. Il ministro D'Urso, Pogliese e quant'altro hanno detto che ci sono parecchi interessi, parecchi players che vogliono comprare sia l'aeroporto di Catania che quello di Comiso. Ecco, quindi questa è la cosa strana, che si stanno accelerando dei processi che già erano in corso, che diciamo non avevamo percezione di quello che stava succedendo, ma tutto ad un tratto, voglio dire, la nostra azione, quello che noi abbiamo portato avanti in questo anno, ma nella fattispecie negli ultimi mesi, ha posto la questione, una grande questione.